In questa puntata. Dai, vieni, vieni, vieni. Oh, cazzo. È andato, ragazzi. Salve a tutti ragazzi, bentornati su un nuovo episodio di Scorch Earth. Oggi siamo belli carichi e caldi per andarci a cercare finalmente una Argenta Avis. E davvero, oggi non c'è santo che tenga, dobbiamo riuscire nell'impresa. Piccola parentesi, ho recuperato Obsidian, che era quella dispersa, sono riuscito a ritrovarla. Boh, quindi partiamo proprio alla grande, ragazzi. E ragazzi, oggi il piano sarà un po' diverso, perché voglio portare l'Argenta Avis vicino a casa, ovvero in questo spiazzo bello grosso che abbiamo, e usare il Raptor per tenervi a distanza e scenderla. Quindi direi di mettere il Raptor in posizione. Sì, qua dovrebbe andare. E adesso speriamo di trovare un buon livello, visto che quella al 120 è stata brutalmente mangiata dal Carnotauro, che proprio sembrava fatto apposta, ragazzi, è uscito così a caso. Oh, ragazzi, abbiamo trovato una al 104, ma perché quelle che trovo io sono già sempre ferite? Io non ho capito sta cosa. Adesso vediamo di riposarci un attimo, poi cerchiamo di attirarla verso casa. Dannazione, ragazzi, spero davvero di non ucciderla. Ehi, bella. Aia. Ho già un sacco ferita, ragazzi. Dannazione. Ehi, seguimi. Di fare il cambio. Perfetto. E segui me. No, non andare lì. Vieni, vieni, vieni. Oh, sì, ci siamo. No, non volare via, non volare via, non volare via. Merda. Adesso devo dare sfogo a tutte le mie doti da cecchino, brava. Presa. Dai, dai che ci sei. Dai che crolli. Dai che crolli. No! Ragazzi, no, ragazzi, no. C'eravamo quasi. Bene, adesso via a fare altre frecce narcotiche.
E si ricomincia. Che ragazzi, ne abbiamo trovata una al 72. Ovviamente è leggermente ferita, io davvero non mi capacito, non è possibile. Speravo di trovarla un po' sopra il 100, ma per adesso direi che possiamo accontentarci. Anche perché considerato il bonus di Kamata, eccetera, qualche livellina se lo prende, quindi arriverà più o meno vicino al 100 in breve tempo. Ok, andiamo qua. No, volevo colpirla con... Ok, ehi, ciccia. Lasciami stare la farfallina. Mamma mia che cecchino, ragazzi. Dai, ciccia, torna indietro. Lo so che vuoi ancora uccidermi. Bravissimo, lo sapevo. A few moments later. Oh, finalmente! Finalmente, signori, ce l'abbiamo fatta. Stato proprio un parto. Allora. Mamma mia, quante frecce ho sprecato. Dove sono andati? Oh, deve essere arrivato qualcuno e l'hanno disintegrato. Allora, la carne. Eccola qua. Ah, nel frattempo che Giovannina si tama, andiamo un po' a rimettere a posto la situazione qua. Mi dispiace per sto The Craptor, sembra davvero forte. Oh wow! Non pensavo mi droppasse sta cosa. Ottimo, ma peccato perché era ottimo. Era proprio un ottimo. Oh, un altro Raptor. Ed è abbastanza vicino all'Argentavis. Ma perché solo al 14? Ma che cazzo, ogni volta quelli forti li uccido e quelli schifosi devo... perlomeno ci dà un sacco di roba utile, ragazzi. Probabilmente è più facile farmare sta gente tecnica piuttosto che farsi... Oh!
Vieni, come vi ho detto ragazzi, già al 107. Bene, 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 bene. Oh, cazzo. Ok, direi che è il momento di tornare a casa. Few inches later. Bene ragazzi, finalmente la tempesta di fulmini è finita. Intanto abbiamo preso il nostro bel piccione. Guardate che bella imponenza ed eleganza. L'ho chiamata Crystal perché è un nome da zoccoletta e ci ha fatto penare abbastanza. E con lei finalmente iniziamo un pochino a farmarci un po' di risorse. Allora, cosa ci serve adesso? Innanzitutto ci serve del ferro, ovviamente, e un sacco di altre risorse, perché io volevo farmi, come ogni base che si rispetti, un bel recinto tutto attorno, no? Giusto per evitare situazioni come quella di prima, che c'era il Raptor Tech che è entrato a far bordello. E quindi vorrei circondarmi, vorrei fare un'area per la serra, che faremo successivamente. Un'area per un edificio industriale dove metteremo i macchinari, quelli un po' più grossi, per produrre ulteriori craft. E visto che i macchinari industriali sono abbastanza grossi, voglio farli in un edificio a parte, non ovviamente in questo qua piccolino perché non ci starebbero. Poi voglio fare una zona di taming, perché adesso che abbiamo questo bellissimo piccione, possiamo usarlo anche per tamare. I dinosauri ci servono per il crafting, per esempio. Infatti, se volessimo tamare per esempio questo poraccio, lo possiamo aggrapparci, lo prendiamo così come se fosse la merda, come se fosse l'immondizia, lo smolliamo nella zona di taming e il gioco è fatto. Possiamo gestircelo come vogliamo, capite? Quindi, sicuramente adesso iniziamo a farmare qualcosina e poi vediamo un pochino cosa iniziare a tamarci prima. Dei dinosauri ci servono per farmare altre risorse. E ragazzi, ci siamo quasi. Sto facendo la nostra area di taming per le creature, diciamo, medio piccole. Perfetto ragazzi, non sarà il massimo. Qua ho messo una porticina così se ci serve entrare e uscire veloce. Perfetto, ora che abbiamo questa piccola strutturella carina, possiamo iniziare a portarci qualcuno per da tamare. Anche se al momento sono un po' corto di frecce narcotiche, quindi mi sa che dovremmo aspettare un attimo e magari nel mentre ci iniziamo a farmare un po' di ferro. Bene ragazzi, si è fatto giorno. Io intanto durante la notte ho cercato di raccattare un po' più di materiali ho messo qualcosina in più, ho cercato di craftarmi già qualcosina. Ci siamo già fatti il bellissimo cucilozzo che ci servirà sempre per tamare gente, però i proiettili sedativi sono più forti, ovviamente delle frecce. Mi sto cercando di farmi la polvere da sparo, tutta la robaccia per farci i proiettili. Intanto ho già fatto la sella per il drago spinoso, per l'anchilosauro e per il dedicuro, che saranno i prossimi animaletti che andiamo a prendere. Allora, mentre qua continua a farsi cose, direi che possiamo iniziare a cercarne qualcuno e iniziare a metterlo nella apposita area che abbiamo creato. Allora, io direi di iniziare magari col dedicuro, perché insieme all'anchilosauro sono quelli un po' più lunghi, un po' più resistenti. Oh, bene, ragazzi, ne ho già trovato subito uno. Eccolo qua, è al 72. Direi che
Va benissimo, per adesso. E lo iniziamo a mettere nella nostra area. Eccoci qua, blocchete. Perfetto, ora che è bloccato lì, possiamo finire i vari preparativi e iniziare ad addestrarlo. Allora, nel frattempo, raccogliamo un po' di ferro. Ora vi faccio vedere perché la nostra crystal ci è così utile nella raccolta del ferro. Ok, come potete vedere, da me tutto il metallo che ho raccolto pesa 281. Se io adesso questo bel metallo lo metto nella nostra crystal, oppala là, peso esattamente la metà, ragazzi. L'argenta avvisa un bonus per alcune risorse quando le trasporta e gli permette di trasportarle con metà del peso. Per questo è molto utile nella nostra raccolta. E ragazzi, sta prendendo davvero un casino. Allora, adesso purtroppo abbiamo soltanto 16 proiettili per il fucile narcotico e 20 frecce narcotiche. Quindi io davvero mi auguro. Dov'è il tipo? Eccolo lì. Mi auguro che bastino, davvero. Da scenderlo. Adesso proviamo. Allora cerco di contare 5 secondi in modo tale che il torpore gli salga. Non puoi distruggere niente, Ciccio, è inutile che ci provi. Cercare di ottimizzare al massimo le tempistiche. Avere una cadenza più bassa negli spari permette a noi di ottimizzare ogni singolo proiettile, in modo tale che il torpore faccia effetto. No, l'ho sprecato contro la parete! Dannazione. A few inches later. Ultimo proiettile, ragazzi. È fina. Ora dobbiamo usare per forza la balestra. È andato, ragazzi. È andato, è andato, è andato. Oh già, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, andiamo subito a prenderti le bacchette. Eccoci qua. Tieni. Allora, il nostro amichetto qua, appena si riprenderà, ci aiuterà un sacco a farmare la pietra. A few moments later. Dai, dai che ci siamo. Ancora un morso, ragazzo mio. Eccoci qua. Oh, fantastico, ti chiamerò Teresi. Non so perché c'hai la faccia da Teresa. Allora, ti mettiamo subito la tua sellina. Questa me la riprendo. Eccoci qua, fantastico. Guardate come scorrazza. Tra l'altro il peso assolutamente devo aumentare, ma è una bella cagata di inaugurazione, siamo a posto. Ragazzi, potete vedere una magia? Se vi state chiedendo dove sono finito, non lo so nemmeno io, ma eccomi che ricompaio. Fantastico, fantastico. Questo cosino è davvero fantastico. Allora, iniziamo a vedere un pochino come farmi. Che dici? Anche se il tuo... Ah, il danno è davvero molto alto. Vediamo un pochino come va. Oh, shit. Abbiamo capito come fare sabbia e pietra. Easy, sei già 6 livelli, ma io ti metto il peso instant. Lo so, anch'io sono felice. Mamma mia.
Finalmente non dovrò più stare lì ore e ore per trovare della... guardate qua, fantastico, fantastico. Possiamo farci tutta l'argilla che ci serve. E inoltre guardate quanto pesano poco le pietre su Teresa, ora le metto da me. Da 224 ragazzi ad appena 56, è davvero fantastico. Questo qua è la macchina di farming di pietra definitiva. Bene ragazzi, direi che per oggi possiamo fermarci qui. Noi ci vediamo al prossimo video dove andremo a prendere altri dinosauri per farmare altre risorse e inizieremo a farci qualche nuovo upgrade per la nostra casetta. Un saluto da me e da Teresa e noi ci vediamo al prossimo video.